Questa misura è importante perché va incontro a giovani genitori, a coppie, quindi è rivolto ad occupati, anche con un indice di ISEE insomma abbastanza significativo, parliamo di 25.000 euro, e perché l'esperienza dell'anno scorso è stata positiva. In pratica andiamo a sostenere la famiglia nella fascia 0-3, nella fascia dei nidi, con un sostegno preciso, puntuale, di 200 euro al mese per 10 mesi, quindi per un totale di 2.000 euro. E la capillarità territoriale ci ha fatto propendere per la ripetizione di questo. Infatti l'abbiamo fissato per 3 anni. Devo dire che si è cercato di snellire la procedura e sinceramente ho visto dagli esiti che le famiglie hanno avuto l'informazione giusta, e questo credo che sia importante, perché tante volte sugli avvisi regionali dove si fa acqua è sulla comunicazione e sulla informativa. Sufficienti come fondi o ci sono più famiglie che vorrebbero usufruirne? L'anno scorso erano sufficienti, erano giusti, quest'anno vediamo, eventualmente ricorreggiamo il tiro o al ribasso o innalzando la risorsa. L'importante è avere un monitoraggio, altrimenti si rischia di mettere risorse là dove non servono e di metterne poche dove servono. E io però credo che per ora siano giuste. Se c'è un maggior fabbisogno vediamo di correggere il tiro. Questa misura poi verrà sostenuta anche da una relativa che riguarda l'inclusione 06, quindi la riforma della buona scuola, che andrà anche lì a sostenere i nidi, però sotto altro tipo di procedura.